Incontro istituzionale, ieri all'Hotel Poseidon di Torre del Greco, tra operatori del turismo, il Consorzio Costa del Vesuvio e rappresentanti di regione e comuni. L'obiettivo è quello di mettere in campo una strategia per la ripresa economica e il rilancio turistico del territorio costiero vesuviano. Presente l'assessore regionale al turismo, professor Felice Casucci, la vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia, e il consigliere regionale, con delega alla digitalizzazione, Mario Casillo, i sindaci dei comuni vesuviani e i rappresentanti del comparto turistico. Noi speriamo che da oggi riusciamo a entrare in una logica diversa. Dopo la pandemia ci sono recovery fund e altre opportunità, bisogna selezionare bene i progetti. Noi non dobbiamo pensare che spendere i soldi sia l'unica cosa, la cosa importante è spendere bene i soldi e noi da oggi speriamo di poter dare un contributo alle città, alle nostre città, per individuare interventi realmente utili e non cattedrali nel deserto. Torre del Greco è la città più grande, quindi in qualche modo è naturalmente candidata a fare da capofila. E oltre a essere la città più grande, è in qualche modo baricentrica rispetto al Golfo di Napoli, quindi può essere effettivamente un po' una culla di questo nascente polo turistico se riusciamo appunto a stare insieme. Io credo che la cosa fondamentale sia quella, se riusciamo a stare insieme, se prevale la partnership, la collaborazione e non il campanilismo, Torre del Greco può svolgere un ruolo molto importante. È una potenzialità grandissima, una necessità di pensare il turismo in una maniera sistematizzata, organizzata, in cui le risorse migliori convergono nel risultato e verso un risultato che non è il risultato del 2018-2019, ma un risultato nuovo. Bisogna ripensare la strategia, stiamo facendo questo, siamo qui per confrontarci anche sulla strategia. Il tema è metodologico. Poi ci sono sicuramente delle opportunità che derivano dalle risorse, le risorse del settennato europeo, le risorse del PNRR, le risorse specifiche dei POC, che adesso si sta facendo una battaglia da parte del Presidente De Luca per rilanciare questo argomento anche con la Ministra Carfagna. Evidentemente vi sono degli elementi che riguardano i dati economici, ma l'elemento più importante sono le idee, la strategia per realizzare le cose. La Campania in questo momento sta finalmente riscoprendo la parola turismo. La parola turismo che è una parola che si scrive turismo, ma si pronuncia virtù. E noi dobbiamo pensare al turismo come una virtù. Se riusciamo a pensare al turismo come una virtù urbanistica, una virtù economica, una virtù sociale, riusciamo anche a ripensare un turismo meno indisciplinato, più governato, più indirizzato alla compatibilità con la situazione che si è determinata della pandemia, ma soprattutto più legato a dei valori. Io penso che noi vesuviani, mi permetto di dire noi vesuviani perché io ho delle origini vesuviane, noi vesuviani grazie alla religione del lavoro che portiamo nel nostro DNA riusciremo a realizzare questo obiettivo. Torre Greco è una grandissima potenzialità, è una grandissima realtà perché coniuga due cose importantissime, coniuga l'accezione tradizionale del turismo, la bellezza dei luoghi con la cultura e anche con il grande artigianato. Questo è un tema dell'arte del fare, un tema molto significativo per quel che riguarda il turismo, non solo dell'oggi ma soprattutto del domani, perché le sinergie economiche sono quelle che determineranno sicuramente degli inneschi nel partenariato pubblico-privato. Torre del Greco in questa è decisiva. Si mettono insieme istituzioni, consorzi, privati, al fine di immaginare tutti insieme un programma di interventi che abbiano, per quanto riguarda il comparto del turismo, la possibilità poi di essere sottoposti a Regione Campania. Non è casuale che è presente qui ad ascoltare stasera l'assessore al turismo di Regione Campania, il professore Felice Casucci, perché questo programma, che in via sperimentale mi auguro presto possa prendere corpo ed essere sottoposto a Regione Campania, possa rilanciare questo comparto, questa filiera che per noi è determinante per lo sviluppo territoriale e per lo sviluppo global, nel senso che noi, per quelle che sono le nostre risorse naturali, le nostre attrazioni sotto ogni profilo, sotto il profilo architettonico, sotto il profilo paesaggistico, sotto il profilo artistico, culturale, religioso, noi dobbiamo provare a far presenziare, sostare e permanere qui i turisti
che per il turismo religioso visitano già due dei siti molto importanti che abbiamo in Regione Campania. Insomma, dopo gli interventi di Regione Campania per quanto riguarda la depurazione delle acque, sono partiti finalmente anche qui a Torre del Greco. Si parte dunque dalla risorsa mare, dalla balneabilità e quindi un turismo balneare che si coniugherà con quello enogastronomico, quello ricettivo, perché Torre del Greco, ma tutto il comprensorio vesuviano, trovino la giusta collocazione nell'offerta turistica della Campania e dell'intero paese. La prima cosa che abbiamo fatto in questi 5 anni, a partire dal 2015, incominciamo a vedere come dobbiamo fare a far tornare questo mare balneabile. Mi si dirà, ma sta cosa si diceva da 40 anni, sapete perché non si è mai fatto? Perché purtroppo si è sempre ragionato, io il sindaco lo faccio per 5 anni, io il consigliere regionale lo faccio per 5 anni, il presidente della regione lo faccio per 5 anni, talmente dei lavori che ci vogliono per far tornare il mare balneabile, alla fine il suo lavoro lo vedranno i miei figli, quindi tanto vale che mi occupo di fare cose che mi consentono di avere una visibilità nel territorio. Morale della favola, sono passati 40 anni e ancora oggi il mare di questo nostro territorio non è un mare balneabile.